a pochi chilometri, nella parte concava della spiaggia, a pochi chilometri da Anzio. Le maree hanno trascinato sabbia, alghe e conchiglie, cosicché ai piedi della scogliera c'è una specie di spiaggia a mezzaluna. Sopra gli scogli il terreno è coperto di erbacce e di erica, appena sufficienti a nutrire qualche pecora ossuta. Ogni tanto io, sì, perché qui ci vivo io, do fuoco all'erica per far crescere l'erba e le pecore possano venire a pascolare, finché l'erica non ricresce e io non la brucio di nuovo. Sono una asceta in questo luogo, dove l'unico visitatore è il vento. È un vento che spesso è senza requie, ma io so viverci insieme. Gli alberi crescono curvi, danno le spalle al vento e la mia casetta di rami, che si apre a una piccola grotta, l'ho costruita io, con una maestria che sicuramente ho conosciuto in vite precedenti. Ma adesso sono stanco e ho voglia di gente. La mia solitudine ha fatto il suo tempo. Perché? Commento. Perché l'ascetismo ti ha preparato al fine delle vite, che è quello di condividere la tua vita con gli altri.